L'esempio è quello del PR della discoteca che dice: guarda che ti metto in lista, come dire, una cosa esclusiva, ti sto facendo un favore, anche se noi sappiamo tranquillamente che lui ci guadagna dal numero di persone che poi entreranno. E allo stesso modo sono usciti alcuni plugin, questo è un altro plugin Magento, mi pare, comunque possibilità, diciamo, di utilizzare Facebook in questo modo. Per far cosa? Fare in modo che chi posta il proprio acquisto su Facebook, dopo che ha acquistato, possa non solo lui ricevere un ulteriore sconto, ma anche i suoi amici ricevono uno sconto. Quindi ci guadagnano un po' tutti se la cosa avviene. È un po' quello che per esempio fa Sky, presenta un amico, no? Uno dei pilastri del marketing tradizionale del Kotler, member get member. Però in questo tipo di piattaforme vediamo che la forza comunicativa e virale, se posso dire questa parola, di questo tipo di applicazioni è notevolmente superiore. Sempre è un po' un gruppo di acquisto, anche il gruppo buy, diciamo, per i compleanni, no? Una delle cose più rognose è quella del fatto che c'è sempre un proponente che dice: gli facciamo un regalo anche quest'anno? E tutti dicono: sì, poi ti diamo i soldi, vai a comprare il regalo, no? E quindi quello che ha proposto ci rimane sempre quello che si sbatte, di solito non riceve tutti i soldi. Questo, nel mondo analogico funziona più o meno così. eBay ha avuto questa idea di dire: vabbè, salviamo il povero proponente. E quindi qual è l'idea? L'idea è quella di dire: io propongo di fare un regalo a una certa persona, uso anche i miei amici di Facebook nel caso, quindi gli mando questa comunicazione, e chi ci sta intanto paga con PayPal, così non c'è più il rischio di insolvenza del regalante. E alla fine, quando si raggiunge la determinata cifra, l'acquisto viene perfezionato e il nostro festeggiato riceve il suo regalo. Sempre gruppi di acquisto. Questa è invece una cosa che Walmart fa da un po' di tempo ed è un po' Groupon, no? Che tutti conosciamo, anche se io considero Groupon non tanto social commerce quanto una grandissima idea di mail marketing e di associata dei deal. Però loro cosa hanno fatto? Hanno messo su un tab della loro pagina Facebook una roba per cui se un certo tipo di prodotto raggiunge un determinato numero di like, tu mettendo il like ti impegni ad acquistarlo, il prezzo del prodotto diventa prezzo meno X%. Questa è nient'altro, appunto, come dicevo prima, che una delle dinamiche dei gruppi di acquisto. Ma i gruppi di acquisto, soprattutto i gas, no? Per chi ha avuto, cioè, mai avuto qualcosa a che fare, sono la cosa più macchinosa del mondo, perché devi andare alla sera a ritirare la tua cassetta ecosolidale. Il tipo che raccoglie gli ordini di telefono, insomma, nel mondo analogico il gruppo di acquisto era sempre un grande sbattimento, che infatti solo ragioni altamente ideali riuscivano a tenere in vita. I gruppi di acquisto online sono molto più semplici, perché non c'è bisogno di essere nello stesso momento, nello stesso tempo, ed è molto più facile trovare persone che hanno le stesse esigenze, le stesse necessità. E Walmart ovviamente ci guadagna, perché per accedere al deal tu devi essere ovviamente iscritto alla pagina, quindi tu devi diventare in un certo senso un suo sottoscrittore, e quindi aumenta comunque la base di fan che Walmart riesce a mettere in piedi. Quindi social commerce, sto per concludere. Funziona per tutti, funziona sempre, funziona comunque. Io credo di no. Ho visto su alcuni siti americani, per esempio, non so se era Procter & Gamble, comunque una roba del genere, che aveva messo dentro Facebook il catalogo degli spruttini per pulire i vetri.
che proprio magari gli veniva gratis, perché non credo che la non ci vedo questa grande interazione sociale nel passare ai propri amici informazioni su dispositivi, però la rete è sempre molto più grande di quella che riusciamo a vedere personalmente o a immaginare, no? Quindi magari c'è anche qualche comunità di istruzioni per i veri. Quello che sono sicuro che funziona è nel fatto che l'esperienza intesa come superare le aspettative, creare qualcosa di unico, creare qualcosa di inaspettato da parte dell'acquirente è sicuramente una delle cose per cui il tuo social commerce può funzionare. Quindi mettere il catalogo semplicemente su Facebook non renderà il tuo catalogo social, ecco, per così dire. L'altra cosa è involvement, diciamo quanto io sono coinvolto in un certo prodotto, no? Non tutti i prodotti sono uguali, alcuni prodotti sono molto più vicini ai miei valori ideali, al perché io devo cambiare il mondo, no? Perché devo comprare quello che mi fa l'acqua gasata e non le bottiglie di plastica, no? Costa di più, però sono sicuro che voglio evitare lo spargimento di plastica nel mondo, no? Quindi alcuni prodotti sono molto collegati a delle dinamiche valoriali e sono proprio questi prodotti che sono quelli che tendono a essere più adatti, no? a certi tipi di ambienti. Ecco, poi il discorso a parte è sugli incentivi. Abbiamo visto prima che alcune modelli, alcune tattiche comportano un risparmio o un guadagno, no? Da parte della persona che diffonde un certo tipo di prodotto. Io credo che quando il guadagno viene in un secondo, cioè è minimale rispetto al fatto che io amo i miei amici e quindi gli passo questa informazione, allora può funzionare. Spesso l'incentivo però può essere anche un coinvolgimento maggiore dell'utente nella vita del brand, cioè non è detto che sia un incentivo economico. Però ci deve essere l'incentivo, no? Tutte le comunità, le community e anche il social commerce funziona se ci sono delle persone che fanno cose ma vengono, tra virgolette, ricompensate per questo tipo di cose. La ricompensa non è detto che sia una ricompensa monetaria, può essere una ricompensa in termini di visibilità, di autostima, di reputazione. Ok, questa è l'ultima slide. L'idea che mi sono fatto è questa, che appunto non è che da domattina tutti su Facebook a vendere, però da domattina probabilmente andando su Facebook a vendere si possono imparare